Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete, oggi è il mercoledì, il vostro mercoledì, ed è addirittura il sesto, quindi praticamente sono già 6 mesi che vediamo questa rubrica mensile dove io qualche giorno prima dell'ultimo mercoledì del mese metto un post dove chiedo se avete qualche argomento da approfondire oppure dei chiarimenti da sottoporre la mia attenzione e io l'ultimo mercoledì del mese appunto rispondo a questi quesiti. Sono quesiti non urgenti perché quelli urgenti rispondo subito e magari quelli che ho risposto poco prima del mercoledì direttamente all'interessato che me l'ha chiesto lo ripropongo perché magari penso che sia un po' di un argomento diciamo di interesse diciamo più generalizzato. Adesso la sigla e poi cominciamo a parlare di questi nuovi argomenti di questo mercoledì. Allora, primo argomento non è una vostra richiesta, ma è una mia esigenza in base ad alcune richieste che ho avuto, però non sono state, diciamo, formalizzate all'interno di post. Allora, si tratta di LBKey, la tastiera che, diciamo, ho iniziato il mese scorso a proporvela. L'hanno scaricata in molti, è stato un bel successo a mio avviso e diciamo che molti sono stati anche soddisfatti, così perlomeno dai feedback, dai messaggi che mi sono arrivati, eccetera, eccetera, ho notato una certa soddisfazione nell'uso della tastiera, per cui diciamo, vabbè, chi è interessato poi magari può cercarla, c'è il post, c'è tutto, c'è il modulo e così via. E però volevo dire un'altra cosa, perché a volte succede che il cellulare e il computer non si accoppiano immediatamente. Questo avviene per un semplice motivo, di facile soluzione, perché basta andare nelle impostazioni di MacroDeck, si va a selezionare la scheda corretta di rete e si riabbinano immediatamente. Questo succede, dicevo, a chi ha un computer, un PC che è collegato Wi-Fi col proprio router o col proprio modem. Questo perché solitamente nella maggior parte dei casi cosa succede? Succede che il router assegna un indirizzo IP che è quello che consente la connessione appunto fra il router e quindi su internet al PC e glielo dà in modo casuale, cioè assegna un range perché nelle impostazioni solitamente viene messo vabbè, falla in automatico. In questo caso io consiglio a tutti di dare un IP statico al proprio computer. Come si fa? Allora cercate in rete, ora non mi voglio dilungare qua per un argomento che non interessa a moltissimi, però andate in rete e cercate IP fisso su per il PC, perché poi variano a seconda se è Windows 10 o Windows 11, sono più o meno simili. Comunque si tratta di andare a fare una piccolissima modifica sulla scheda di rete del vostro PC e di andare a assegnare un IP fisso, in modo che quando il router si accende va a dare il segnale al vostro numero fisso, quindi IP fisso, e il cellulare lo trova immediatamente, quindi è semplicissimo. Chiudo questo argomento e passiamo agli altri. Allora, primo argomento che voglio affrontare, c'è un nuovo iscritto al gruppo ed anche iscritto al canale YouTube che mi aveva fatto due commenti su YouTube, perché io prendo spunto anche dai commenti che mi vengono su YouTube, ai quali solitamente rispondo velocemente, e però se è una cosa che ritengo sia di interesse generale, come ho detto prima, la inserisco anche in questa rubrica. Allora, il nuovo iscritto si chiama Pietro De Santo. Pietro De Santo mi ha fatto due quesiti. Vediamo il primo, che è quello che riguarda, è un commento a un video delle scatoline, che magari vi metto su nella scheda in alto, se volete andare a rivedere, perché è lì forse ho ingenerato io un po' di confusione, perché lì dico che dove le piegature io utilizzo il tratteggio e Pietro mi dice: ma sul mio Lightburn non c'è il tratteggio. No, Pietro, ti ho già risposto, c'è su tutti. Ho sbagliato io a dire tratteggio perché effettivamente la nomenclatura è diversa e adesso ve la faccio vedere. Ecco, per vedere appunto quella funzione che si tratta appunto del tratteggio, bisogna andare ad aprire un layer. Ecco, devo fare però una figura, almeno mi si apre un layer.
Faccio il solito mio rettangolo, vado su tagli, in questo caso è output, quindi non si vede, e vado a cliccare due volte sul livello. Ecco, quello che io ho definito tratteggio, la traduzione di Lightburn è modalità perforazione. Modalità perforazione dove si va a valorizzare e ci si fa mettere un valore che è in millimetri per il taglia e per il salto, però sia se io voglio che il tratteggio sia di 1 mm di taglio, 1 mm di non taglio, io faccio 1 e 1 e poi vabbè, valorizzo quelle, quindi mi farà tutta una linea tratteggiata. Possiamo farla più larga o più piccola, secondo come ci piace, secondo come il progetto. E questa è la prima cosa che mi aveva chiesto Pietro. La seconda cosa che mi aveva chiesto Pietro era riguardava la problematica di convertire in tracciato qualche forma. Può succedere. Quando succede, lo andiamo a vedere. Allora, innanzitutto io utilizzo quel quadrato che ho tracciato prima e dove vado a vedere, io clicco col tasto destro del mouse e vedete che mi dice converti in tracciato, quindi io lo posso convertire in tracciato, non mi dà nessun errore, nessuna problematica. Vado qui sull'edit dei nodi e vedete che ho i nodi che mi sono apparsi negli spigoli del quadrato, quindi diciamo che è andata a buon fine la conversione. Ctrl Z e ritorno allo stato prima della conversione. Andiamo a vedere invece se io faccio un altro quadrato in questo modo e magari per motivi di diciamo di progetto mio, per comodità, io queste due forme le voglio raggruppare perché le voglio spostare insieme, eccetera, eccetera. Quindi praticamente io le prendo, le raggruppo perché basta che ne clicco una, si clicca tutta la forma. Non l'avevo ancora raggruppato, aspettate, eccolo qua. Raggruppato, ora è raggruppato, prima erano solamente selezionate tutte e due, ne clicco una e si muovono tutte e due. Andiamo a convertirla in tracciato e vedete che non mi appare la conversione in tracciato perché Lightburn non mi consente di andare a convertire in tracciato le forme quando sono raggruppate. Ci sono anche altri casi, ma questo è il più comune. Gli altri casi magari sarebbero forse un pochino più complicati anche da andare a cercare così, perché non è che mi ricordo proprio tutto così a mente, però quello principalmente per cui non lo fa fare o perché è già tracciato, quindi logicamente non lo fa riconvertire di nuovo in tracciato, o perché le forme sono raggruppate. Comunque questo a Pietro gli avevo già scritto. Prossima risposta è per Giorgio Tempesti. Nel video precedente a questo avevo parlato di GRBL e anche di macro e Giorgio mi chiede: c'è la possibilità di assegnare alla macro un qualcosa, una scorciatoia principalmente, per poterlo poi andare a inserire nella tastiera LB key, perché Giorgio ha la tastiera LB key e magari vorrebbe fare questo. Purtroppo al momento no, ci sto studiando perché mi hai dato questa idea. Non è di facile realizzazione perché nativamente diciamo Lightburn non assegna alle macro una scorciatoia perché ha creato un pulsante che già fa, fra virgolette, la scorciatoia, e solitamente quando c'è un pulsante, succede anche in altri casi, non sempre c'è la possibilità di assegnargli una scorciatoia da tastiera, per cui al momento no. Comunque, siccome stiamo lavorando io e Roberto Cocchia a la nuova versione che uscirà prima delle feste di Natale, quasi sicuramente. Ci metto anche questo nell'ipotesi di studio. Quindi, caro Giorgio, purtroppo adesso ti devo dare una risposta negativa. Prossima domanda che mi è arrivata tramite diciamo, i commenti del canale YouTube è di Angelo Romeo. Angelo Romeo mi chiede se esiste da qualche parte un retino, così lo definisce, ma è anche abbastanza corretto dire così, per fare i puzzle. Sì, esiste, ne esiste più di uno, puoi cercarli in rete, eccetera, eccetera. Io suggerisco, quando si tratta di forme, specialmente forme rettangolari, quadrate, eccetera, eccetera, di andare su Image R.
Ecco, ho aperto il sito di ImageR, che basta che voi andiate a fare una ricerca image-r e poi andate sulla home page. Come vedete, ci sono parecchi comandi e parecchie voci in questo menu. Quello che ci interessa per quello che ha chiesto Angelo Romeo sono i puzzle. Puzzle si trovano in questa istruzione, in questa voce del menu. Si va a cliccare su puzzle. Poi si scende e abbiamo la possibilità di scegliere con Upload immagine se vogliamo mettere, cioè ritagliare, fare un puzzle di un'immagine, oppure se non vogliamo mettere alcuna immagine, ci dà anche la possibilità di andarcelo a personalizzare. Vedete, già ci dà, ora provo a chiudere questa pubblicità che è un po' fastidiosa, ma non lo fa, perché logicamente è un sito che ci dà questi strumenti gratuiti. Poi c'è anche la parte a pagamento che costa, c'è un abbonamento che non mi ricordo di preciso quanto costa, e però dobbiamo sopprirci un po' di pubblicità, perché da qualche parte chi fa le cose deve avere un certo ritorno. Ecco, qui possiamo andare a personalizzare appunto le tab come le vogliamo, più grandi, più larghe. Le tab sarebbero gli incastri, e come vogliamo appunto che siano le forme. Qui un pochettino ce lo giochiamo. Questi sono gli angoli che possiamo andare a distorcere leggermente, e qui ci andiamo a mettere quanti pezzi vogliamo in senso orizzontale, in senso verticale, e quanto deve essere appunto diciamo, la dimensione della nostra immagine. Mettiamo che facciamo un 200x200 e mettiamo 8x8, perché praticamente vengono. Ecco, vedete, qui possiamo andarci a scaricare l'SVG, e quindi praticamente ce lo possiamo lavorare come un tracciato normalissimo per Lightbulb. Io solitamente, se devo fare, mi è capitato raramente, però se devo fare un puzzle, ne ho fatti qualcuno, utilizzo questa funzione. Non impazzisco, ce l'ho qua. ImageR lavora bene per quanto riguarda anche il discorso laser, e quindi direi che possiamo sicuramente andare ad utilizzare questo strumento, che a mio avviso è molto 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 valido, perché è personalizzabile anche. Ultimo argomento del video è una domanda che mi ha fatto Roberto Cocchia, che in tutti questi mesi che ci siamo sentiti per stabilire come doveva uscire la tastiera, quali comandi, eccetera, eccetera, non gli è mai venuto in mente adesso. E vabbè, allora Roberto, ti rispondo. Allora, Roberto chiede cosa vuol dire quel comando che troviamo nella tastiera organizza, che dice porta avanti nell'ordine di disegno, porta indietro nell'ordine di disegno, porta avanti, porta indietro. Allora, cosa sono queste voci? Queste voci sono voci. Allora, Lightburn è un CAD a due dimensioni, 2D, perché praticamente è solamente alto, basso, destra, sinistra, non ha avanti e indietro come per esempio le macchine 3D e CAD 3D. E quindi cosa significa? Significa che diciamo, tutto quello che noi mettiamo sul piano di lavoro sono tutti su, fra virgolette, un unico spiazzo, un unico piano, in questo caso il piano di lavoro di Lightburn. Allora, vi dico subito che non funziona questo comando, cioè funziona, lo valorizza, ma non cambia molto la vita, anzi non cambia quasi nulla sulle forme, quindi sulle forme, sui tracciati, eccetera, eccetera. Funziona con le immagini. Funziona con le immagini. E infatti qui sul piano di lavoro io mi sono portato due immagini a caso, ecco, le ho prese così a caso proprio per fare questo video. Ora, cosa succede? Vedete che se io prendo questa immagine e la metto qua, essendo stata importata per seconda, me la va a mettere sotto, e questa me la va a mettere sopra. Nell'ipotesi io dovessi andare a lavorare con Lightburn delle immagini, delle figure, eccetera, eccetera, quindi non tracciate, eccetera, e così via, è necessario dare un ordine. Cioè, se io voglio sovrapporre questa a questa, io dovrò andare a diciamo, dare un ordine. Quindi in questo caso seleziono questa, vado in Arrangia e porta avanti nell'ordine del disegno, quindi me lo porta avanti. Poi posso fare anche con questo, organizza e porta avanti. Okay, oppure porta indietro. Ecco, questo è abbastanza semplice.
Oppure anche qui c'è porta indietro e porta avanti, se ne abbiamo più di una, questo me le va a mettere. Il porta indietro le porta proprio indietro a tutte, e porta avanti me le porta davanti a tutte. Ipotesi, posso ricaricare un'altra immagine, prendiamo questa, o semplicemente con un copia immagine, poi vado su Lightburn e me lo vado a mettere qua in colla. Ecco, se io lo vado a mettere qua. Allora, se io dico porta indietro, organizza porta indietro nell'ordine del disegno, me la mette dietro a questa e vabbè, ora quell'altra però non l'avevo messa sotto, adesso facciamo CTRL Z, la risistemiamo e mettiamo che mi prenda anche tutte e due, ok? In questo modo qui. Quindi praticamente questa mi sta dietro a questa, ma dovrebbe essere davanti a questa. Andiamo a vedere. Se io faccio questa, me la porto in avanti, organizza, porta avanti nell'ordine e me la mette davanti a questa. Ora io dico porta in, non dico porta indietro, dico porta in, non dico indietro nell'ordine, porta indietro e me la va a mettere dietro a tutte, vedete? Quindi il porta indietro nell'ordine me la fa andare indietro di un livello, porta indietro, me la può andare indietro di tutti i livelli, e la stessa cosa è per quanto riguarda l'avanti. Quindi porta avanti rispetto al disegno, me lo porta avanti di uno step, diciamo di un gradino, porta avanti, me lo mette proprio in cima a questo. Fate conto che è una pila, no? Se io dico, cioè, ho tre elementi in pila, porta avanti è quello che ho selezionato, porta avanti me va sopra la pila delle mie immagini, porta indietro mi va sotto. Se dice porta indietro nell'ordine, me lo va a mettere di uno step sotto. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Roberto, hai capito? Sì, perché sei un ragazzo sveglio, ragazzo per modo di dire, come me, uguali a me. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Comunque, ritengo questa rubrica interessante, per cui fate le domande per il prossimo mese, così sarà il mercoledì numero 7. Se vi è piaciuto vorrei un like, mi farebbe piacere. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, per me è importante. E campanellina, così saprete sempre quando metto un video nuovo, scrivo qualcosa nella community, regalo qualche progetto, eccetera. Perché se non avete la campanellina, non vedete che nella tab che ho munito io, magari ho iniziato a mettere, come farò a breve, dei progetti per Natale. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao Roberto, anche te, ciao, anche se non te lo meriti, ti dico ciao.